L'importante è vincere, perché comunque al di là che delle idee mie che possono essere, che a me piacerebbe vincere e comunque mi piacerebbe anche vedere quello che vorrei vedere io, insomma. Però noi, specialmente adesso e specialmente in questa stagione, dobbiamo comunque badare al sodo anche. E quindi mi rileggevo un'intervista di De Laurentiis, ha detto: a me non mi frega niente, io voglio vincere. Ed è chiaro che poi noi vogliamo vincere, fermo restando che comunque vorremmo farlo in maniera giusta. Però sai, il calcio non è che sempre riesce. Allora noi intanto fissiamoci l'obiettivo della vittoria, che però non deve diventare un problema di vita o di morte, specialmente oggi. E non deve diventare un assillo, perché se diventa un assillo poi è chiaro che ti crei più difficoltà. E quindi dobbiamo essere sereni, perché io vedo la squadra, ho visto stamattina l'allenamento della squadra, non lo dico perché sto buono zitto, non si sa mai. Cioè io ho visto una squadra incredibile stamattina, per dire, no? Una squadra? Incredibile, dico, cazzo, come... Ho visto delle cose in un campo, ripeto, di 40 metri, 10 contro 10, quindi voglio dire ci sono anche pochi spazi. E quindi devo dire che... Però poi sai, poi la domenica è una cosa diversa, perché poi la domenica subentrano altri fattori che comunque possono essere più o meno determinanti, però in alcuni casi possono diventare determinanti, capisci? Mi riferisco ad alcune cose delle quali non ne voglio neanche parlare. Quindi noi dobbiamo stare sereni e cercare di fare quello che sappiamo fare, sapendo che il campionato comunque e le fasi di una stagione come quella di Serie B vivono un po' di momenti, no? Noi siamo partiti bene, sfido chiunque a dire il contrario, al di là che qualche partita la potevi giocare meglio, qualche partita la potevi fare, però poi siamo partiti bene, abbiamo avuto qualche problemino in qualche gara, però insomma la classifica è abbastanza importante, stai lì. Ed è chiaro che per fare un certo tipo di partenza e per i motivi che voi tutti conoscete, abbiamo dovuto chiaramente un po' spingere molto sull'acceleratore in questa prima parte della stagione, e probabilmente adesso ci avremmo avuto una piccola flessione, che poi ripeto, le flessioni secondo me in questo campionato sono dettate molto dagli episodi, e quindi va bene. Io ripeto, io la partita con l'Ancona, il bicchiere lo voglio vedere mezzo pieno, perché è vero che era una partita che abbiamo giocato male, l'abbiamo riconosciuto, non abbiamo saputo probabilmente interpretare per tanti fattori. È vero anche che però poi magari siamo riusciti a rimettere in piedi un risultato che secondo me era molto 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 difficile e che ci consente comunque di vivere, o meglio, di avere una classifica buona. E poi dobbiamo migliorare, come tutti, come gli altri, sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare, metteremo a posto tutto con calma. Noi, o meglio, la squadra è consapevole del ruolo che deve recitare. Io sono serenissimo, ci mancherebbe, anche perché ho un dialogo quotidiano e con Rino e col presidente, anzi devo dire che è molto, veramente molto molto bene. Noi siamo legati a delle cose, capito? Legati nel senso noi che prepariamo tutto, siamo legati a delle cose e sappiamo che il gioco del calcio è fatto da esseri umani che vivono di stati d'animo, di condizioni, di momenti, però noi dobbiamo essere bravi a fare sempre il possibile, il massimo di quello che possiamo fare nel momento, e quindi ci vuole calma e pazienza.